Ben ritrovati a Bike Emozioni, speciale Giro d'Italia. È la volta dell'Androni Sidermark, la squadra di Gianni Savio. Stiamo parlando di una squadra che ha sempre avuto grande tradizione alla Corsa Rosa e anche quest'anno cercherà di mettere il massimo impegno. È la squadra campione d'Italia, vincitrice della Ciclismo Cup dello scorso anno. Grazie a questo risultato si è presa di diritto il passepartout per entrare al Giro d'Italia numero 102. Una formazione che punta ad essere competitiva in ogni singola tappa, di essere competitiva in ogni momento. Nello scorso anno è andata in fuga per ogni tappa e anche in questa stagione cercherà di essere allo stesso modo competitiva, mischiando l'esperienza dei veterani insieme ai giovani in questo Androni. Per esperienza parliamo del 33enne Manuel Belletti, vincitore di una tappa nel 2010 e al suo nono Giro d'Italia. Esperienza anche quella di Marco Frapporti, al suo sesto Giro d'Italia. E poi ancora un over 30, il 34enne Francesco Gavazzi, giunto lui al quinto giro e a caccia ancora una volta di una vittoria. È un uomo dallo spunto veloce, che può dire la sua anche in qualche arrivo con più difficoltà. Ha già vinto una tappa nelle passate edizioni del Giro d'Italia e l'obiettivo è quello di ripetersi ancora. Per una squadra che punta molto sul Made in Italy c'è un altro 35enne italiano in squadra, ovvero Matteo Montaguti, che dopo un grande passato alla Géo d'Isère è pronto a fare il suo primo giro con l'Androni. Sarà il suo nono Giro d'Italia in totale. Abbiamo poi Matteo Cattaneo, alla sua quarta partecipazione in Corsa Rosa. Lui che è un ottimo scalatore, che ama però andare in fuga. In mezzo a questi nomi anche la giusta gioventù, quella portata dal colombiano Miguel Flores, giovane e di grandi speranze, che però deve ancora dimostrare tutto il suo valore. Ed infine, l'abbiamo lasciati per ultimi, i due ragazzi con maggiore speranza e maggiore vista in questa squadra. Stiamo parlando naturalmente di Fausto Masnada e Andrea Vendrame, vincitore del trofeo Roleón e alla sua seconda partecipazione al Giro. E poi Fausto Masnada, assoluto protagonista al Giro delle Alpi, con due grandissime vittorie. Lui è uno scalatore nato e l'anno scorso si è piazzato 26esimo al Giro d'Italia. Punta quest'anno ad entrare con questa grande condizione tra i primi 15.